Buongiorno amici di Now, siamo qui per parlare delle bellezze della faccia. La faccia ha tantissimi fattori per renderla più bella. Ci sono i muscoli, c'è la pelle, c'è la rilassatezza, c'è dormire, c'è il crema solare, il derma rolling, e oggi ti presento la Hua Sha. La Hua Sha è una tecnica antichissima cinese, è utilizzata per tutto il corpo, cioè usano queste forme un po', diciamo, come una mezzaluna per eliminare la tensione muscolare nel corpo. Lo usano sulla schiena. L'altro giorno mio fisioterapista mi ha aiutato per bloccarmi i muscoli sulla scapola, e usano di solito queste forme proprio per massaggiare anche le punti della acupressure, ok? Nei punti di acupressione, non so come si dice in italiano. Allora, la Hua Sha è bellissima perché noi possiamo andare a fare un trattamento decontratturante sui muscoli, possiamo andare anche per proprio aiutarci a defaticare, dove possiamo trovare magari un po' di tensione lungo la mascella, dove trovate anche qualche tensione muscolare, perché spesso e volentieri abbiamo, specialmente se abbiamo problemi di mal di testa e muscolo tensive, che possiamo sentire la fronte un po' aggrottata o mal di testa, può essere semplicemente una questione di un blocco di tensione localizzato o sulla faccia o sulla mascella o sul collo. E con la nostra Hua Sha possiamo andare a aiutare non solo la pelle ma magari anche i muscoli per sentirci un po' più leggeri, un po' più sorridenti. La prima cosa che vi invito di fare è di lasciarlo o in frigo o dentro magari un bicchiere di acqua e ghiaccio, perché essendo di pietra, questa è quarzo rosa, e diventa più fresco e già hai una sensazione di sollievo quasi all'immediato, perché poi porta un vero e proprio massaggio rinfrescante e anche vaso costrittivo, che aiuta a drenare la faccia, e dall'altra parte un massaggio eccellente per il muscolo sottostante. Dobbiamo sempre ricordare che non è la Hua Sha, non va fatto, diciamo, di punta, ma va fatto piatto sulla faccia per aiutarci a sollevare la pelle, massaggiare tutta la muscolatura, e poi arrivare dove ci sono la punta della acupressure punti, dove possono andare a liberare magari la muscolatura alla fine intorno alla tempia, o intorno alla mascella. Ok? Così prendiamo innanzitutto uno Hua Sha, applichiamo magari una crema che permette il nostro Hua Sha a scivolare al meglio, perché non vogliamo mai strattonare la pelle ma soltanto accompagnare la pelle, per essere sì, così siamo delicati con la nostra pelle. Ok, partiamo con proprio la parte rotonda, piatto sulla pelle, e porto in su un bel massaggio. Quando arrivo in su posso anche insistere un po' di massaggiare lungo la mascella senza mai esagerare. Poi vado dall'altra parte, in su e piatto. Vedi come lo traccio piatto, 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 piatto lungo la faccia. Poi lo porto su e massaggio proprio alla fine, provando di trovare magari là dove posso avere un po' di tensione localizzata. Poi possiamo anche tracciare da sotto l'occhio fino allo zigomo, ok? Sempre piatto, e tiro ma senza strattonare. Adesso su, anche qua intorno alla tempia si sente, si può fare un bel massaggio rilassante. Sempre senza esagerare però, E su, piccolo micro massaggio. Se tu non hai la Hua Sha oggi, tecnicamente la potresti anche tracciare con le mani. Non è proprio la stessa cosa, ma il massaggio fa sempre bene. Però mi raccomando di lavare bene le mani prima di cominciare. Allora, sotto l'occhio usiamo la parte, diciamo, un po'
tonda, ma sempre molto delicata. Verso fuori, verso su, verso fuori e verso su, senza strattonare la pelle. Dall'altra parte, piatto, traccio sotto l'occhio, piano piano. Se necessario, applichi altre crema, perché vuoi che la lascia scorre sulla pelle, non strattona la pelle. Usando questi tre, questo lato qua, possiamo passare facendo un bel arco verso fuori, sempre piatto. Rilassante. E poi in su. Potremmo utilizzare il nostro Wash Up anche quando vogliamo fare gli esercizi, magari per la palpebra, no? Che blocco la palpebra, guardo giù. E cambio, sempre per tenere toniche le nostre palpebre. Poi sempre anche per il collo, in su, proprio portandolo in su, tracciando la parte piatto del washa verso su fino sotto il naso. Qui lo sentirei anche magari sulla muscolatura stessa, perché lungo tutta la zona del collo possiamo ottenere tanta tensione muscolare, no? E allunghi, e qui puoi proprio fare anche un dolce massaggio proprio per eliminare la tensione muscolare sotto il collo. Passa dall'altra parte. Stop. Allora, un altro allenamento per la nostra faccia. Passate una giornata bellissima. Ricordate sempre che la costanza è quello che ci premia. Ogni giorno facendo qualcosa per me stessa, il mio corpo risponderà sempre, e ogni giorno possiamo sentirci sempre più, non so, padrone o padrona di noi stessi. E questa è una cosa che ci arricchisce non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista proprio del cuore. Un bacio dalla Jill, vi aspetto sempre qui su Now.